Quindi ora il tema politico di queste settimane è quello di capire che va fatto ora un salto in avanti, perché il Paese ha bisogno di crescere, di lavoro, di stabilità, di visione, perché altrimenti non ce la facciamo, ma non tanto a tenere insieme i numeri, ma a recuperare quella credibilità che renda chiaro che la soluzione di questo Paese non è Matteo Salvini con le sue sbruffonate, ma c'è un'altra ipotesi di governo. E questa è una cosa sulla quale noi vorremmo avere un grande, avremo un grande rigore. Io vorrei anche usare e cambiare le parole. No, ma li cambierete questi ecco, decreti? Sui decreti Salvini si cambiano, come ha già annunciato il ministro degli interni Lamorgese, dicendo dopo la finanziaria si cambiano. Non li chiamerei decreti sicurezza, perché quei decreti con la sicurezza non c'entrano nulla. Tempo di 4 mesi di un governo, 5 mesi, è un tempo ristrettissimo in politica estera. Noi stiamo pagando ancora un prezzo enorme che per un anno e passa è stato anche nei confronti della Libia, in quale l'unico messaggio che c'era erano muri, ostilità, menefreghismo, chiusura. Ricordo che il ministro degli interni Salvini su 7 riunioni europee sull'immigrazione in 6 non si è presentato. Quindi... E chi molla? Se avessi voluto una vita comoda avrei fatto il parlamentare del PD. Me la son scelta scomoda, ma va bene così. Leggevo che il PD ha presentato una proposta per superare e cancellare i decreti sicurezza e quindi per riaprire i porti, far riaprire il business dell'immigrazione clandestina, togliere un po' di poteri alle forze dell'ordine. Se proveranno a cancellare i decreti sicurezza, vi aspettiamo nelle piazze di tutta Italia per raccogliere 1 milione di firme per fare un referendum, perché in Italia si arriva se si ha il permesso e il diritto di arrivare. Punto. Questo è quello che ho applicato come ministro. Magari mi costerà un processo, eh?